È finita la guerra fredda e gli Stati Uniti, come vi ho detto, hanno avuto l'impressione di averla vinta, anzi si sono convinti di averla vinta. E il vincitore ha sempre, nella percezione del vincitore, più diritti di quanti ne abbia il presunto sconfitto. E allora che cosa è accaduto? È accaduto che dopo qualche tentativo di dialogo all'epoca del vecchio Bush, soprattutto il primo Bush, ma anche il secondo Bush con il vertice di Pratica di Mare nel 2002, se non sbaglio. Avevano in qualche modo il dialogo con la Russia, l'avevano tentato. Poi a un certo punto ha prevalso nella elite politica, diplomatico, militare degli Stati Uniti la convinzione che no, c'era un mondo che si era liberato dalla Russia, avevano bisogno naturalmente, ciascuno di quei paesi ex satelliti aveva bisogno di essere aiutato per sviluppare la propria economia, per ricostruire lo Stato, per modernizzarlo, e allora aiutiamo questi e inseriamoli nel quadro di un'alleanza che è evidentemente egemonizzata dagli Stati Uniti, cioè la NATO. E allora hanno accolto uno dopo l'altro, tutti i paesi fino alle vecchie frontiere dell'Unione Sovietica sono andati oltre le frontiere della vecchia Unione Sovietica con i paesi del Baltico e se ci fossero riusciti nel 2008 avrebbero anche fatto lo stesso con la Georgia e l'Ucraina. Ora, la NATO è considerata un'alleanza. Certo, è un'alleanza, ma è un'alleanza sui generis, non come quelle del passato. Le alleanze ottocentesche erano delle promesse reciproche, ci aiuteremo se abbiamo uno stesso nemico e soprattutto diamoci una mano anche in altre cose, perché no? No, la NATO è un'alleanza politica militare in cui esiste un esercito permanente integrato, esiste un comando militare che lavora 24 ore su 24 ore con un comandante supremo che è in realtà un capo di Stato maggiore di tutti i paesi dell'Alleanza Atlantica, ma è sempre americano. E questo capo di Stato Maggiore fa esattamente quello che fanno tutti i capi di Stato Maggiore, cioè preparano la prossima guerra. E per preparare la prossima guerra bisogna pur sapere con chi farla, perché se lei prepara una prossima guerra, quale che sia, senza avere un'idea precisa di chi sarebbe il nemico, non riesce a programmare un bel nulla. E allora bisogna che ci sia il nemico, e il nemico c'è. E guarda caso, l'establishment militare americano non rinuncia a quel nemico. Non ha alcuna intenzione di rinunciare a quel nemico. Allora si mette nei panni di un paese che vede avanzare verso le proprie frontiere un'alleanza politica militare il cui scopo è quello di preparare la guerra. Perché dovremmo continuare a dire che la NATO è un'organizzazione pacifica in cui, come dire, si studia il mondo, si fanno studi? No, mi sembra che si possa dire. E mi sembra che sia anche ipocrita cercare di farlo credere. E io capisco le reazioni della Russia, perché probabilmente se lo fossi avrei esattamente le stesse reazioni. Quando si negoziò la riunificazione della Germania, Gorbaciov, allora il presidente degli Stati Uniti era ancora Reagan in quella fase, poi divenne il Bush, a un certo punto quando si trattò di riunificare, naturalmente fu chiesto il parere dell'Unione Sovietica, era ancora Unione Sovietica, e lui disse sì, fatelo pure, però impegnatevi a non impostare e a non creare basi militari della NATO nella Germania orientale. In altre parole, voleva un confine fra le due Germanie, un confine militare fra le due Germanie anche dopo l'unificazione della Germania. E che cosa hanno fatto? Ne hanno tenuto conto di quell'impegno che avevano preso, solo verbale. L'errore fu quello di non averlo trasformato in un trattato, ma però l'impegno c'era. Lo stesso ambasciatore degli Stati Uniti ne parla nelle sue memorie. E nessuno lo contraddice questo. Ma tutti dicono: ma no, ma perché in fondo noi volevamo aiutare, volevamo stabilizzare la regione? Bravi, l'avete destabilizzata, non stabilizzata. Ora, a questo punto, non sono sorpreso, direi una bugia se dicessi che non sono sorpreso dalle reazioni della Russia. E questo mi dà molto fastidio perché conosco un po' quel paese e so che quel paese ha uno straordinario bisogno di modernizzazione. È un paese con delle potenzialità economiche che non sono mai state veramente sfruttate perché hanno sempre prevalso altri concetti, altre ideologie. Insomma, è un paese che può e deve, se vuole continuare a nutrire i suoi cittadini, deve modernizzarsi. Modernizzarsi non si può fare senza l'aiuto dell'Occidente perché le tecnologie, le ideologie della modernità vengono tutte dall'Occidente. E dell'Occidente la Russia ha enormemente bisogno e sa di averne bisogno. Agli inizi della sua
prima presidenza, Putin era chiaramente un modernizzatore, era evidentemente un modernizzatore. Beh, certo, a un certo punto ha smesso di esserlo. E da sola non esiste la possibilità per la Russia di modernizzarsi. E io non conosco altri due blocchi economici che abbiano una tale complementarietà. La Russia è ricca di materie prime, non soltanto di petrolio, ma di materie prime di cui noi possiamo certamente fare un buon uso. Ma d'altro canto ha bisogno di nuove tecnologie, di collaborazione in progetti di modernità, e questo non accade. Non solo non accade, ma voglio dire, la sanzioniamo, e sanzionandola finiamo anche per punire quelle industrie europee che esportano verso la Russia, che hanno con la Russia un rapporto economico positivo. Quindi è veramente, voglio dire, pestarsi tutti e due i piedi contemporaneamente. Non mi sembra giusto.